E vi diamo benvenuti a tutti. Se nella prima serata abbiamo visto alcune verità riguardo alle stelle, l'universo, nella seconda abbiamo orientato lo sguardo dalle stelle verso le pietre e abbiamo visto quanto il Signore è veramente grande e quello che è scritto, relatato nella Sua parola, conferma alla lettera. Con la scienza, con le scoperte e con tutto ciò che oggi l'uomo moderno può scoprire. Questa sera distoglieremo lo sguardo dalle pietre alle ossa e quindi vedremo che cosa c'erano le ossa. Grazie per essere venuti anche stasera. Il nuovo tema di oggi. Ieri in realtà abbiamo avuto il secondo tema più lungo della settimana. Oggi sarebbe il più lungo di tutti. Però cercheremo di fare una conferenza compatta. Perché in realtà stiamo facendo la somma di due temi, cioè questo qui, eccoci, paleontologia. E parleremo delle ossa. E poi parleremo di un'altra cosa, cioè soprattutto di un tema speciale sui dinosauri. Per questo è un pochino più lunga questa conferenza, però faremo una cosa abbastanza veloce. Iniziamo con la paleontologia in generale. Quello che abbiamo già visto è questo. Also, diese geologische Säule. Abbiamo parlato della colonna geologica, Die gibt es ja so nirgendwo auf der Welt. che naturalmente non esiste in questa forma da nessuna parte del mondo. Aber es sieht irgendwie so ähnlich aus. Però una cosa del genere è stata creata e immaginata. Also, unten liegen so Muscheln und Krebse. Alla base troviamo tutti i vari tipi di conchiglie, così come dei granchi. Poi Weiter oben liegen so Reptilien. ci sono i rettili. Da drüber die Dinosaurier. Ancora più in alto ci sono i dinosauri. Und ganz oben Säugetiere, Vögel und der Mensch. E sull'apice di questa colonna troviamo i mammiferi con gli uomini. Im Großen sieht es genauso aus. Questo è circa quello che vediamo quando scaviamo. Nun, was man macht, sind solche Forschung hier? E quello che noi facciamo, quello che si fa, è una specie di ricerca. Also man findet verschiedene Dinosaurier. E quello che troviamo sono i dinosauri. Per Zum Beispiel die Sauropoden. esempio il sauropode. Das sind die mit den langen Hälsen und langen Schwänzen. Sono questi dinosauri tipici per il loro collo lungo e per la loro coda lunga. Und dann wird geschaut, wo kommen die denn vor? E la domanda è in quale strato essi si trovano, li troviamo? Zum Beispiel in der Jurazeit. Per esempio nel tempo del Giurassico, Oder in der Trias. oppure nel Triassico. Oder hier oben in der Kreide, diese Kalkschicht. Oppure in quest'altro che si chiama Cretaceo. Und dann finden wir sozusagen, umso dicker die Linie ist, umso mehr wurden gefunden. E quando vediamo queste colonne, più sono larghe e più dinosauri sono stati trovati in questo strato. So wurden zum Beispiel in der mittleren Jura zum Beispiel 100 Tiere gefunden. Diciamo che per esempio nel Giurassico sono stati trovati 100 di questi animali. In der späten Trias vielleicht zwei. Mentre prima, verso il Triassico, sono stati trovati per esempio soltanto due di questi dinosauri. Das gleiche zum Beispiel beim Stegosaurier. La stessa cosa, questo disegno, è un'indicazione per quanti sono stati trovati di stegosauri. Hier wurden so viele gefunden. Lì sono stati trovati in una certa quantità, In der Schicht hier unten wurden so viele gefunden. mentre più giù in un'altra quantità, In der Schicht hier gab es gar keine. e in basso nessuna. Also das ist Tatsache. Questo è quello che effettivamente noi troviamo. Jeder, der einen Dinosaurier findet, kann sagen, ich habe den da gefunden. Infatti, tutte le volte che si trova un fossile di dinosauro, si dice io l'ho trovato in quello strato. Und dann verbreitet die linie hier, E nel die momento in cui se ne aggiunge un altro, questa banda va ad essere più larga. Questo Das ist Tatsache. è quello che noi troviamo, fatto. Die schwarzen Linien, Mentre le linee più nere, le linee nere, das ist Philosophie. non sono fatti, ma filosofia. Die finden wir natürlich nicht. Non li troviamo queste linee negli strati. Per Also es soll sagen, zum Beispiel Stegosaurier esempio, gli stegosauri hat einen gemeinsamen Vorfahren hanno un antenato insieme con i mit zum Beispiel den Triceratops.
Triceratopo. Per esempio il triceratopo. Aber das ist nur eine Theorie. Però questa teoria che collega con gli antenati è una teoria. Dieses Tier hier gibt es nicht. Questo animale che dovrebbe essere il punto di congiungimento non esiste. Oder es wurde noch nicht gefunden. Oppure non è stato ancora trovato. Ist halt Philosophie. È quasi come una filosofia. Aber im Groben. Però generalmente kennen wir das hier alle aus den Schulbüchern? Conosciamo questa cosa che troviamo in tutti i libri di testo scolastici. Also unten so ein Fisch. Cioè una specie di pesce in basso. Dann irgend so eine Amphibien. Poi troviamo un anfibio un po' più in alto. Und Reptilien. Rettili. Dann irgendwelche Insektenfresser. Poi iniziamo a trovare dei insettivori. Und dann zum Beispiel oben der Mensch und der Affe. E poi troviamo la scimmia con l'uomo. In verschiedenen Zeiten. A seconda della striscia e quindi del periodo di tempo che è stato indicato. Diese Tiere wurden alle so gefunden. Sono stati trovati questi animali in questo ordine effettivamente tra gli strati. Aber die schwarzen Linien sind Philosophie. Però dobbiamo pensare che le linee nere sono filosofia. Also, dass Affe und Menschen gemeinsam Vorfahren haben. Per esempio il fatto che la scimmia e l'uomo dovrebbero avere un antenato comune. Beide von so einem Insektenfresser abstammen. E che entrambi dovrebbero avere come antenato questo insettivoro. This is philosophy. Tutto questo è filosofia. Der wurde gefunden. Effettivamente è stato trovato questo insettivoro. Das Tier wurde gefunden. È stato trovato anche la scimmia. Und Mensch wurde gefunden. Così come l'uomo. Aber die schwarzen Linien natürlich nicht. Però le linee nere non sono state trovate, questi collegamenti. Das kann jeder Wissenschaftler selbst machen. Ogni scienziato può creare questo tipo di schema. Aber das finden wir so ungefähr in Schulbüchern. E questo è quello che anche troviamo nei libri di testo. Aber im Großen sehen wir diese Ordnung. Però in generale noi troviamo questo ordine in strati. Unten finden wir so Fische, Muscheln und sowas. Tutto quello che troviamo negli strati più profondi sono sempre conchiglie e pesci. Darüber finden wir so Amphibien. Dopodiché troviamo gli anfibi. Dann Reptilien. Dopo ci sono i rettili. Und dann hier finden wir so Dinosaurier. Così come i dinosauri ancora un po' più su. Und ganz oben Säugetiere, e alla fine mammiferi, Vögel und Menschen. Così come gli uccelli e i pesci. So im Großen sieht das Bild genauso aus. Quindi l'immagine che troviamo circa è questa. Und warum ist das so? Ma perché troviamo questi strati e questo ordine nella terra quando scaviamo? Entweder der stammt hier von dem ab, o è come dicono queste linee, uno deriva dall'altro, und der von dem, e quindi poi questo animale da quello precedente. Und dem. Così come quello dall'antenato precedente. Ora, was anderes. Oppure in realtà la spiegazione è un'altra. Wir stellen uns mal was vor. Immaginiamoci, das ist ein Gartenteich. Che questo qui è un laghetto di un giardino. Und in diesem Gartenteich sind verschiedene Lebewesen. In questo laghetto ci sono diversi animali. Unten auf dem Grund. Quindi in basso troveremo in questo stagno. Haben wir meistens so Muscheln und Würmer. Soprattutto le conchiglie e i vermi. Um drüber Fische. Dopodiché troviamo i pesci. Dann vielleicht ein Frosch. Forse ci sarà poi una rana che galleggia, che nuota. Und oben drauf schwimmt eine Ente. E sopra sta nuotando una anatra. Typisches Bild von Gartenteich. Questo è molto tipico quando vediamo uno stagno. Wenn ich jetzt einen Bulldozer nehme und da den mit Sand zusch. Se per esempio adesso con un bulldozer arrivo e sopra ci metto tutta la sabbia. Und ich warte. 10 Tage. E aspetto per 10 giorni quando questo laghetto è stato coperto. Grabe ich einen Graben durch den Teich. E poi a un certo punto ci faccio una specie di solco attraverso questo lago che prima era un lago. Dann sieht es vielleicht so aus. Abbiamo questo tipo di figura. Dann sehe ich unten die Muscheln und die Würmer. Vedrei effettivamente che sotto ci sono queste conchiglie e questi vermi. Dopodiché troverei lo strato dei pesci, poi quella rana che stava nuotando e sopra la nostra papera. Aber alle begraben. Però tutti sono stati coperti attraverso questa sabbia. Das ist der ganz normale Lebensraum der Tiere. Questo è semplicemente l'habitat naturale, l'ordine in cui si trovano gli animali. Also wenn ich meinen Gartenteich durch eine Riesenkatastrophe zuschütte. Quindi se per esempio io faccio questa catastrofe naturale al mio laghetto di casa, dann habe ich alle Tiere sozusagen auf ihren natürlichen Lebensraum eingeschlossen. Vedrei esattamente questi strati che noi troviamo, però esattamente sono gli habitat naturali degli animali. Sieht genauso aus wie das Bild, das wir in den Schichten finden. Ed è quello di cui stavamo parlando in quella colonna geologica, esattamente lo stesso schema, lo stesso ordine. Wir schauen uns mal einen Platz an hier in Wyoming. Ora vi voglio mostrare una parte del mondo che si chiama Wyoming.
In Wyoming, da gibt es ganz interessante Gebirge. E qui ci sono delle catene montuose molto interessanti. Das sieht so aus. Che sono queste qui. Also ihr sitzt momentan auf den sogenannten Bighorn Mountains. Immaginate voi di trovarvi in una montagna che si trova dall'altro lato che si chiama Bighorn. Bighorn Mountains. Und ihr guckt gerade über den See. E voi guardate nella valle dove c'è il lago, das sogenannte Bighorn Bassin, che si chiama Bighorn Bassin, auf Beartooth Mountain. E guardate di fronte a voi questo Beartooth Mountains, questa montagna Beartooth, che sarebbe l'orso, l'ente dell'orso. Und da drauf, da steht ein besonderer Berg, der heißt Beartooth Butte. E lì sopra questa Beartooth Mountain c'è il Beartooth Butte, che è una specie di piccola montagna ancora più particolare su questa montagna. Und wenn wir das ganze Ding uns mal durchschneiden und uns mal angucken, wie das geologisch aussieht. Quindi se noi invece mantiamo una linea e guardiamo, diciamo, la traversa di questo habitat, questo paesaggio. Dazu drehen wir das ganze mal um 90 Grad. E come se noi girassimo questa immagine di 90 gradi. Dann sieht es so aus. Vedremo questa immagine. Wir haben jetzt hier den Beartooth Butte, den Berg, den wir gerade gesehen questo haben. In questo caso è il Beartooth Butte. Das sind hier die Beartooth Mountains. Questo era il Beartooth Mountains, quindi la montagna del Beartooth. Questo è il Bighorn Mountains dove noi ci trovavamo. Und dazwischen ist der See. E all'interno, diciamo in mezzo, troviamo questo lago. Und wenn man sich den genauer anguckt, se guardiamo bene, findet man hier so Schichten drin. Vedremo che in questa parte troviamo diversi strati. Und die Schichten sind sehr besonders. Che sono molto particolari. Das hier sind mesozoische und paleozoische. E lì vedremo questi strati che vengono datati come mesozoico e paleozoico. Die sind voller Dinosaurier und Reptilien, Amphibien. Che sono pieni di anfibi, dinosauri e rettili. Und dann hier oben drauf finden wir zwei ganz gerade Schichten. Poi troviamo due strati molto dritti. Und die sind voller Säugetiere. Che sono pieni di mammiferi. Nun, jetzt fragt man sich, wenn man das so sieht, warum sind diese Schichten hier gebogen? E ora la domanda che ci si pone è perché questi strati di sotto sono curvati. Perché secondo la teoria evoluzionistica su questi sono, hanno tantissimi milioni di anni. Però sono in una certa maniera tirati in su, destra e sinistra incurvati. Poi abbiamo parlato di questo piccolo monte che si chiama il Beartooth Butte. Und der besteht aus den gleichen Schichten wie diese hier. È interessante che gli strati che troviamo lì sopra sono uguali a quelli che troviamo lì sotto. Nun, wie kommt der da oben hin? E allora la domanda è, come mai questa montagna del Beartooth Butte si trova lì sopra? Nun, die allgemeine Evolutionstheorie. La teoria evoluzionistica. Dice che questa montagna di sopra era un pezzo di questo pezzo di questa parte di sotto di questo lago. Und ist dann hier den Hang hochgewandert. E si è tirata su e quasi ha fatto questa scalata. Aber man findet hier überhaupt keine Spuren, dass dieser Berg hier bewegt wurde. La cosa però che noi non troviamo sono le tracce di questo enorme movimento di massa. Wenn sich ein Berg bewegt, müsste man das sehen. Naturalmente, se noi muoviamo questa montagna da sopra al sotto, dovremmo vedere delle grandissime, enormi tracce. Und warum sind diese Schichten gebogen? Ma perché non ci sono e perché invece questi strati sono curvati? Das ist ja massiver Stein. Adesso questo sono naturalmente pietra, roccia molto solida. Hatten wir gestern schon mal sowas gesehen? Anche ieri avevamo fatto un pochino di queste curve di pietra roccia solida. Erinnert ihr euch an die gebogenen Schichten? Vi ricordate di queste onde di roccia curvate? Wann kann man so einen Stein biegen? Vi ricordate quando era possibile, l'unico modo che è possibile nel cui questi strati si possono curvare? Morbido, wenn sie weich sind. Genau, wenn sie weich solo sind. Quando sono morbidi. Nun, es gibt also keine echte evolutionistische Theorie dafür. Quindi non esiste una teoria evoluzionistica che spiega queste curve. Aber die Kreationisten haben eine ganz interessante. Però i creazionisti hanno una teoria molto interessante. Wir stellen uns mal vor, eine große Flut hat alles bedeckt. Immaginiamoci che ci sia stato questo grande diluvio, una inondazione che abbia coperto tutto. Und diese Sedimentschichten lagen über dem ganzen Globus. E abbiamo detto che questi sedimenti si trovavano in tutto il globo. Questi strati. Und jetzt hört die Flut langsam auf. A un certo punto finisce questo diluvio. Und dann sagt die Bibel das hier.
E la Bibbia dice una cosa interessante, dopo il diluvio. Tu l'avevi coperta dell'abisso come di una veste, riferito alla terra. Le acque si erano fermate sui monti. Alla tua minaccia, esse si ritirarono. Alla voce del tuo tuono fuggirono spaventate. Le montagne sorsero e le valli si abbassarono nel luogo che tu avevi stabilito per loro. Tu hai posto alle acque un limite che non trapasseranno. Esse non torneranno a coprire la terra. Le montagne sorsero. Die Berge stiegen auf oder empor. Die Berge wurden hochgeschoben. Quindi queste montagne furono sospinte verso l'alto, sorsero. Da lang die Schichten. Ecco perché, ritorniamo, quando ci c'erano tutti questi strati, oben drauf das Wasser. Sopra abbiamo detto che c'era l'acqua. Und jetzt schiebt Gott die Berge hoch. E alla fine Dio fa tirar su tutte le montagne. Die ganzen Bergketten werden von Gott hochgeschoben. Tutte le catene montuose vengono tirate su da Dio dopo il diluvio. Questo naturalmente lascia delle tracce. Guardiamo. Immaginiamoci che queste montagne prima erano basse. Abbiamo detto che c'erano tutti questi strati. E dopodiché sopra c'era l'acqua. Und jetzt schiebt Gott von unten das präkambrionische, also das felsenfeste Gestein hoch. Ora quello che succede è che Dio spinge dal basso verso l'alto questo strato precambrionico che era praticamente pieno di roccia dura verso l'alto. Und dieses Stück Berg reißt von hier ab. Per questo pezzo di montagna si stacca dagli altri strati che si trovavano verso il basso e si muove verso l'alto. Durch die Bewegung werden diese Schichten hochgebogen. Ecco perché attraverso questo rialzamento vengono fatti queste curve. Ed è questo il motivo per il quale questo piccolo montagna lì sopra ha gli stessi strati di questa parte di sotto. Auf der anderen Seite wurde die Gebirgskette auch hochgebogen. Anche dall'altro lato troviamo un innalzamento delle catene montuose. Und wenn man ganze Gebirgsketten anhebt, muss das Spuren. E abbiamo detto che nel momento in cui si alzano queste montagne ci dovrebbero essere dei segni. Und tatsächlich, e effettivamente die Wurzeln der Berge sind zerrissen. Noi vediamo che le radici delle montagne sono come spaccate. Diese Berge wurden mal hochgehoben. E si vede proprio, se uno va lì, che c'è questo spaccamento nel tirar su le montagne. Das erklärt jetzt diese Schichten hier alle. Ecco perché adesso conosciamo il motivo di questa forma di strato. Die waren noch weich, als die Berge hochgeschoben wurden. Nel momento in cui erano ancora morbide, queste montagne sono state rialzate e si sono create le curve. Voller Dinosaurier. Pieni di dinosauri. Aber hier oben diese beiden Schichten, però i due strati più alti die sind voller Säugetiere. Sono pieni di mammiferi. Woher kommen die? E da dove vengono questi mammiferi? Wir stellen uns vor, der Berg wird hochgeschoben. Immaginiamoci che le montagne vengono tirate su. Die Schichten biegen sich. Questi strati vengono ad essere incurvati. Und jetzt wird das Wasser, das noch hier oben ist, fließt jetzt ins Tal. E nel momento in cui la montagna si alza, l'acqua va a scaraventarsi verso la valle. Einmal von diesem Berg. Sia da questo lato della montagna, sia dall'altro lato della montagna. Dann habe ich zwei Schichten. E in questo caso noi abbiamo quasi due strati che si accavallano. Warum sind die voll Säugetiere? Ma perché lì dentro ci sono i mammiferi? Nun, in einer großen Flut, allora, nel momento di un diluvio, di un'inondazione, wenn ein Fisch im Wasser stirbt, se un pesce viene sepolto e muore, geht er relativ schnell unter. Molto spesso, molto velocemente, questo va giù. Se un pesce in acqua muore, oder wenn ein Reptilie stirbt, quindi l'acqua di pesce viene a fondervi. Ok, il pesce una volta che muore va a sprofondare, quindi sul fondo, va a depositarsi sul fondo. Oder eine Reptilie. La stessa cosa succede con i rettili che sprofondano. La stessa cosa con l'anfibio. Gli anfibi sprofondano anche nell'acqua una volta morti. Wenn die sterben, sinken die. E a un certo punto vanno sempre più a fondo.
Säugetiere machen was Besonderes. Mentre per i mammiferi è diverso. Wenn die im Wasser sterben, quando loro muoiono nell'acqua, gehen die auch unter. Anche i mammiferi vanno giù, aber tauchen ganz schnell wieder auf. Però subito rigalleggiano. Warum eigentlich? Perché questi mammiferi rigalleggiano? Si gonfiano. Si schwellen an. Die schwellen an. Si gonfiano. Die Haut ist sehr dicht. Perché la pelle è molto impermeabile, diciamo, è molto dicht. Non è porosa, al contrario, è abbastanza ok, è abbastanza chiusa, sì, non fa trapassare molto la pelle degli uomini, dei mammiferi. Die Säugetiere verwesen, also sie sterben und sie bilden Gas. Das was drinnen ist verwist quasi. Genau, ok, e tutto quello che c'è dentro va in malore e attraverso questo malore si forma del gas e il gas schiaccia contro questa cute che non fa trapassare molto questo gas o la parete. Ecco perché galleggia attraverso il gas. Mentre i pesci, anche i pesci galleggiano sull'acqua a causa delle piume. Was ist passiert in dieser Flut? Che cosa è successo in questo diluvio? Die vielen Dinosaurier und Amphibien sind hier gestorben in der Flut. Abbiamo detto che anche i vari dinosauri e gli anfibi sono morti nel diluvio. Und sind unten begraben. E questi sono scesi molto velocemente giù e sono stati sepolti. Säugetiere und Vögel schwammen oben drauf. Mentre i mammiferi e gli uccelli abbiamo detto che vanno, cioè rimangono in superficie, galleggiano. Und als die Berge hochgeschoben wurden, e nel momento in cui le montagne sono state tirate su, fielen die ganzen Kadaver hier unten rein. Tutti quei cadaveri che erano ancora sulla superficie dell'acqua vanno a scivolare sopra gli altri strati. Da tutti e due i lati. Nun, wenn das so wäre, se fosse così, dann müsste man das ja in den Knochen sehen. Dovrebbero vedere le ossa von was? Man müsste in den Knochen sehen, also wenn die wirklich so lange im Wasser waren, dann darunter gespült wurden. Ok, se effettivamente questi animali sono stati molto nell'acqua, sono stati spostati in questa, diciamo, conca, si dovrebbe riconoscere questa cosa nelle ossa che troviamo in questi strati. Denn wenn so ein Tier lange im Wasser. Perché nel momento in cui un animale si trova a lungo nell'acqua und es fault, e va ad essere sgretolata in malore und dann stürzt mit so einer Art Wasserfall einen Hang hinab, e dopodiché attraverso questa violenta, diciamo, cascata va a formarsi ad andare in questa conca purzelt also runter, e come quasi che si rotola in questa valle dann wird es bestimmt viele Gliedmaßen verlieren. E sicuramente perderebbe tante, si farebbero delle fratture, si perderebbero dei pezzi, dei membri, e quindi troveremmo queste, questi pezzi di animale, queste ossa lì ammassate. Gucken wir uns mal ein Stück hier an, Stück Stein. Infatti adesso voglio farvi vedere un pezzo di questa roccia che è stata tirata fuori. Infatti si trova nel British Museum proprio un pezzo di questo strato. Also ein Stück von hier oben, aus den oberen Schichten. È stato preso da questo strato più alto. Da haben sie's ausgestellt. Ed è si trova appunto lì nel British Museum. Also unglaublich viele Knochen drin. Ci sono tantissimi, tantissime ossa. Und dann steht so ein Schild im British Museum. E troviamo lì un cartello in cui c'è scritto cimitero dei mammiferi. Questo blocco contiene i resti fossili di un antilope, una gazzella, un cavallo e un carnivoro. L'agglomerazione nei sedimenti mostra che gli animali furono portati via da inondazioni e depositati insieme. Devono essere stati seppelliti rapidamente, poiché i fossili sono solo leggermente danneggiati e non alterati. In so einem kleinen Stück in questo piccolo pezzo findet man Knochen von allen möglichen Tieren. Vediamo un insieme di ossa di tanti mammiferi diversi. Und alles durcheinander. E sono tutti mescolati. Aber kaum beschädigt. Però non sono putrefatti. Und da sagen sogar die Wissenschaftler aus dem British Museum. E gli scienziati in questo cartello del British Museum. Da müssen tausende von Tieren in einer Flut gestorben sein. Hanno detto l'unica spiegazione è che ci sia questa inondazione che ha depositato insieme gli animali. Das muss relativ schnell gegangen sein. E deve essere stato anche in maniera molto rapida. Denn die sind nicht verwittert. Perché non si sono distrutti, non sono stati rovinati. Die wurden begraben, luftdicht. È vero che sono stati sepolti, ma in maniera tipo sottovuoto, senza aria, quindi. Das sieht wie eine große Flut aus.
e sembra proprio l'effetto di un diluvio. E questa è una cosa che vediamo anche in altre parti del mondo. Per esempio in Perù. Troviamo addirittura un grande cimitero delle balene. Ci sono più di 40 balene che sono state sepolte immediatamente. E c'è una, proprio un branco di balene che stava nuotando. E forse c'è stato uno di questi pendii di un pezzo di montagna continentale o mountain. Okay. Che quasi le ha sepolte improvvisamente. Hat unter Wasser einen Lehmsturz gemacht, eine Lehmlawine. È quasi come se sotto l'acqua ha creato una lavina di fango. Und hat alle Tiere, die da schwammen, e tutte le balene che stavano, e tutti gli altri animali che stavano nuotando, schlagartig begraben, vengono ad essere seppelliti immediatamente. Diese Wale sind unglaublich schnell gestorben. Infatti queste balene sono morte immediatamente. Denn man sieht noch ihre Balen, ihre Bar. Perché addirittura si vedono le barbe di questi, di queste balene. Naturalmente la prima cosa che va in putrefazione se uno muore nell'acqua è la barba. Invece queste balene sono tutte morte in una catastrofe repentina. E la vita è stata esattamente pietrificata, fossilizzata. Qui nella Mongolia. Hier sieht man zwei Dinosaurier im Kampf. Vediamo addirittura due dinosauri mentre stavano lottando. So sieht's vielleicht aus. Forse questa è una riproduzione di quello che poteva essere successo in questo preciso momento. E proprio nel momento in cui combattono devono essere stati sepolti immediatamente. Das war eine Katastrophe. Questa può essere soltanto una catastrofe immensa che fa questa cosa. Miliardi di tieren weltweit lebendig begraben. Miliardi di animali, vediamo i fossili di questi che sono stati sepolti in maniera repentina. La cosa bella è che vediamo tutti i fossili di dinosauri, sono tutti fossili in sedimenti di acqua. Non c'è nessun dinosauro oppure cioè, fossile trovato che non sia stato il frutto, questo fossile, di questa sedimentazione dovuta all'acqua. E sono miliardi di fossili di questo genere. Anche questo qui, addirittura sono uova di dinosauro. Und ganze, ganze Nester, e tutto l'intero nido di dinosauri, alle von einer Flut bedeckt, sono stati sepolti dal fango di questo diluvio. Sozusagen in einem Augenblick begraben. Immediatamente sepolti. Liegen alle in Wasserablagerung. E li troviamo tutti in questi sedimenti di acqua. Also es sieht eher so aus wie die Theorie des Gartenteichs, der zugespült wurde. Quindi sembra più che questa teoria di questo stagno che è stato sepolto attraverso questa sabbia velocemente, als dass ein Tier vom anderen abstammt. Sembra più questa la spiegazione che l'altra spiegazione, cioè che gli strati in queste, o gli animali in questi strati possono essere, diciamo, derivazioni l'uno dell'altro, come antenati l'uno dell'altro. Es gibt keine Zwischenfossilien. Perché la cosa che non troviamo mai sono i fossili di mezzo, intermediari tra una specie e l'altra. Wir finden eine Amphibie, per esempio troviamo gli anfibi komplett, completi, nel senso finiti. Wir finden eine komplette Reptilie, e vediamo anche un rettile completo. Und ein komplettes Säugetier. Così come un mammifero, ma completo. Aber nichts dazwischen. Ma non questi animali che sono tra l'uno e l'altro, queste mezzo. Einer der führenden Paläontologen, e uno dei paleontologi più importanti, Niles Eldridge, che si chiama Niles Eldridge, der sagt das hier. Ha detto questo. Noi paleontologi abbiamo detto che la storia della vita, la tesi del cambiamento graduale attraverso l'adattamento, è sostenuta dai ritrovamenti fossili, pur sapendo che questo non è vero. Allora, questo è uno dei degli evoluzionisti più rinomati. E ha detto, noi abbiamo fatto questa teoria pur sapendo che non è vera. Er ist trotzdem evolutionist. Comunque rimane evoluzionista.
Aber er hat, will eine neue Theorie aufbauen. Ma, Ma lui vuole creare una nuova teoria. Weil er sagt, die Theorie, die wir haben von dieser von einer Art wandelt sich in eine andere, macht keinen Sinn. Perché lui dice che questo graduale cambiamento tra l'una e l'altra specie non funziona. Die Natur zeigt das Gegenteil. La natura mostra qualcos'altro, il contrario. Wir behaupten immer, wir haben die Beweise in den Steinen. Noi pensiamo sì, ci sono queste testimonianze nelle nelle pietre. Aber die Steine widerlegen unsere Theorie. Ma in realtà le nostre pietre e le rocce vanno contro la teoria che abbiamo creato. Es ist halt eine Philosophie. È una filosofia. Also, es ist halt, wenn ich daran glaube, dass es eine Evolution war. Se penso che ci sia stata veramente una evoluzione, dann versuche ich so zu argumentieren. Allora cerco sempre di creare delle argomentazioni pro evoluzione. Macht ja Sinn. Fa ha senso, giusto? Wenn ich glaube, dass es eine Kreation war. Però se penso che ci sia stata una creazione, dann versuche ich zu argumentieren. Allora cerco tutti gli argomenti pro creazione. Aber als neutraler Wissenschaftler, ma se io sono un neutrale, uno scienziato neutrale, muss ich die Wahrheit sagen. Devo semplicemente descrivere la verità. Egal welche Seite ich unterstütze. E non importa quale delle due teorie alla fine sarà quella vera, devo dire quello che vedo. Und so gibt es viele interessante Funde. E per questo ci sono tanti funde. Interessante funde, also Sachen, die wir finden. E ci sono tantissime cose interessanti da trovare sottoterra. Wir hatten ganz kurz gestern über das hier gesprochen. Ieri abbiamo parlato un attimo di questo fenomeno. Also Fossilien, die durch mehrere Erdschichten gehen. Questi fossili polistrato, cioè che si trovano in diversi strati. Nun, diese Erdschichten, die können zum Beispiel mehrere 10.000 Jahre auseinanderliegen. E praticamente questi strati descritti possono essere l'uno, diciamo, più vecchio dell'altro di tanti milioni, milioni o 10.000, di 10.000 per esempio anni, uno strato più vecchio rispetto all'altro precedente. Also was mache ich, wenn ein Baum zum Beispiel oder ein Tier durch mehrere Schichten durchsteckt? Però che cosa vuol dire, che cosa mi significa se per esempio io trovo un albero oppure addirittura un animale che si trova verticalmente, trapassa tutti questi strati così diversi l'uno dall'altro, così antichi rispetto l'uno all'altro. La domanda è, allora questo fossile è veramente all'età di quello dello strato più profondo, dello strato di mezzo o dello strato più giovane? E noi troviamo questa cosa molto spesso. Man weiß nicht so richtig, wie man das handeln soll. E non si sa come dare la spiegazione a questi fossili polistrato. Für die Kreationisten natürlich leicht. Per i creazionisti è una cosa semplice. Sagen, nee, waren alle Schichten weich. Abbiamo detto che ci sono tanti strati, tutti erano molto morbidi attraverso questo diluvio. Das Tier oder der Baum ist da irgendwie reingefallen. E praticamente questo albero rimane incastrato in questi strati. Und wurde dann wenigen Minuten zugeschüttet. E in pochi minuti viene anche ad essere coperto da altri strati. Roter Lehm. Per esempio di terra un po' più rossa, un po' più grigia. Und so habe ich mehrere Schichten und der steckt dazwischen. E lui rimane incastrato in questi strati del diluvio, causati dal diluvio. Als Evolutionist ist es schwer, das zu erklären. Però come evoluzionista è difficile trovare una spiegazione a questi fossili polistrato. Das geht so weit, dass ganz kuriose Erklärungen dabei. Addirittura ci sono delle spiegazioni molto interessanti, particolari, strane. Wenn ihr Lust habt, lest mal zu Hause diesen Artikel. Se voi avete tempo, dovete guardare questo articolo a casa. In der Neuen Züricher Zeitung. Che si trova in un giornale tedesco che si chiama Il Nuovo Giornale. Züricher Zeitung. Ah, si chiama Züricher Zeitung. Ok, si chiama così. Da gab's einen Artikel, der war so überschrieben. E il titolo di questo articolo era L'enigma degli ittosauri risolto da Auenstein, punto interrogativo. Hauenstein ist ein Berg. Hauenstein è una montagna. Und dort wurde so ein Tier hier gefunden. Ed è stato trovato in questa montagna questo tipo di animale. Also hier sind so Überreste davon. E lì troviamo dei resti proprio di questo animale. Und dieser steckte durch drei Schichten durch. E la cosa strana è che questo animale si trovava incastrato per la lunghezza verticale di tre strati. E non si capiva come mai, qual era la spiegazione di questo fenomeno. In welcher Zeit lebt er? E la domanda è, ma allora questo animale quando è morto, in quale strato, in quale era? Brauchte der wirklich 10 Millionen Jahre zum Sterben? Ha veramente avuto bisogno di 10.000 anni per morire tra uno strato e l'altro? Das macht keinen Sinn. Non ha senso. Also wie ist das passiert?
Com'è possibile? Und dann gab's eine Konferenz von Wissenschaftlern. E allora c'è stata una conferenza di scienziati. Das ist dann beschrieben in dieser Zeitung. E che è descritto in questo articolo. Sie haben eine offizielle Erklärung rausgegeben. E hanno dato una spiegazione ufficiale. Und hieß, es gab eine Explosion im Berg. E hanno detto ci deve essere stata una esplosione nella montagna. In massiven Stein. In questa roccia massiva. Ganz nah an dieser Fossilie. E deve essere stato molto vicino a questa esplosione al fossile. Und hat die Fossilie durch drei Schichten geschossen. E per questo questa esplosione ha fatto sì che il fossile vada a trapassare tre strati. Das ist massiver Stein. Questo ci ricordiamo che è già formato da pietra solida. Die Fossilie ist Stein. Il fossile è pietra. Und der Berg ist Stein. E la montagna è pietra. Würde eine Explosion da drin Spuren hinterlassen? Pensate che questa esplosione non avrebbe lasciato qualche traccia se ci fosse stata? Oh ja. E sicuramente. Aber Polvere, esatto, wurde pulverisiert eigentlich. Die Fossilie war völlig unbeschädigt. In realtà il fossile che troviamo è esattamente perfetto, non è neanche un pochino sgretolato o danneggiato. Auch der Stein da drum ist unbeschädigt. Tutto intorno non sembra essere stato causato da un'esplosione, non si vedono tracce di questa esplosione. Però questa è la ufficiale spiegazione che viene stata data, che è stata data in questo giornale. I giornalisti addirittura non potevano crederci a questa spiegazione. Anche per me è stato così strano sentire questa storia. Però questa è la spiegazione ufficiale, non ne hanno un'altra. Questi i problemi che troviamo quando studiamo queste cose. Guardiamo ancora questo schema. Quindi quello che troviamo sono questi strati. E si può pensare che questi strati sono i più antichi. E poi questi altri strati sono i più giovani. E quelli più sopra di tutti sono gli strati ancora più giovani. Si può anche dire che gli animali trovati sopra vengono da quelli che di sotto e quelli di mezzo dall'antenotto precedente che si trova più giù, così come quello di mezzo ancora più giù. È tutta una filosofia. Oppure si può dire tutti quanti si trovavano esattamente nel loro habitat naturale e quindi nel momento in cui della sedimentazione, della sepoltura immediata si sono create questi strati. E c'è un altro scienziato che descrive questo. Ora, dopo oltre 100 anni di esplorazione geologica, molto estesa ed laboriosa, di qualsiasi continente e fondale marino, il quadro è infinitamente più vivo e completo di quanto non lo fosse nel 1859. Sono state scoperte formazioni che contengono centinaia di miliardi di fossili e ora i nostri musei sono pieni di oltre 100 milioni di fossili appartenenti a 250.000 specie diverse. La disponibilità di dati scientifici validi dovrebbe consentire agli investigatori obiettivi di determinare se Darwin era sulla strada giusta. Lui inizia a porre questi dubbi alla teoria di Darwin. E dice, noi abbiamo trovato miliardi di fossili. Ma non ancora questi fossili intermedi. Ci dovrebbero essere queste specie di mezzo. Halb reptil, halb säugetier. Mezzi rettili, mezzi mammiferi. Halb Fisch, halb Amphibie. Mezzi pesci e mezzi anfibi. Aber er sagt, es gibt noch nicht eins. Ma non ce ne sono. Wir müssen wirklich prüfen, ob Darwin recht hat. E dobbiamo veramente stare attenti e determinare se Darwin aveva ragione. Und dann kommt der führende, der führende Evolutionist. E poi vi mostro quello che dice l'evoluzionista più rinomato. Ernst Mayr. Che si chiama Ernst Mayr. Forse avete già sentito parlare di lui. E lui dice questa cosa. Quasi tutte le fila, che sono praticamente dei gruppi di animali, compaiono alla fine del precambriano e all'inizio del cambriano, cioè tra 565 e 530 milioni di anni fa, in forma completa. Nessun fossile intermedio è stato trovato tra essi. E anche oggi non ci sono forme intermedie del genere.
Quindi le fila sembrano separate da vuoti incolmabili. Also, Ernst Mayr sagt, quindi cosa dice Ernst Mayr? Wundert sich, denn sämtliche Arten von Tieren, dice perché queste specie, questi gruppi, famiglie di animali tauchen bereits ganz unten auf einer untersten Schicht. Si trovano già nello strato più basso. Also sogar die Chordata. Addirittura la cordata. Was ist das? Das ist die Art, zu der auch wir gehören als Menschen. Ah, che sarebbe la specie di cui noi facciamo anche parte. Und Affen und solche Tiere. Così come anche i primati saranno. I primati? Ja, die ganzen Wirbeltiere auch. Ah, ok. Tipo i primati, tutti gli animali, le scimmie, i vertebrati, quindi i mammiferi, un via fine di voi. E questi noi li troviamo già nello strato più profondo, questo è il problema. Questo è un problema. Wie soll sich denn das Tier, das wir da finden, aus dem entwickelt haben? Com'è possibile che l'animale che noi troviamo in alto si sia evoluto da quello precedente che troviamo in basso? Se quell'animale dell'alto auch da gefunden wird, viene trovato anche in uno strato ancora più profondo, non ha senso, dice lui. Und mittlerweile haben wir so viele seltsame Tiere gefunden. E nel frattempo abbiamo trovato così tante specie strane di animali. Er sagt, fast alle Tiere, die wir da oben finden, finden wir ganz unten. E lui dice anche che tutti gli animali che noi troviamo da sopra, quasi sopra nel strato superiore, quasi tutti li troviamo anche in strati inferiori. Genau genommen 87%. 87%. Sono 87% di animali che si trovano negli strati superiori si trovano anche negli strati inferiori. Deswegen hat damals Cambridge im National Geographic was geschrieben. Per questo Cambridge nel giornale National Geographic und haben von der sogenannten kambrischen Explosion ha parlato della esplosione cambrica o cambriana. Danke, grazie. Die sagen, plötzlich war alles da. Quindi hanno parlato che improvvisamente in questa esplosione cambriana tutte le specie improvvisamente erano lì, comparse. In der untersten Schicht. Nel più profondo. Alle Tiere. Tutti i tipi di animali dopo questa esplosione cambriana lì. Ihr findet den Artikel, wenn ihr es googelt. Se voi volete andare, diciamo, su Google e cercare questo articolo, si chiama il titolo. Der Urknall ist fast am Ende, aber noch nicht ganz tot. Si chiama il Big Bang, è quasi finito, ma non è completamente alla fine. Darüber findet ihr das. E con questo titolo potete cercare questa teoria dell'esplosione cambriana. Ist ein langer Artikel. È un grande articolo, molto lungo. Da wird er auch zitiert. E viene anche citato questo. Ed è molto interessante trovare e leggere questo articolo. Abbiamo sempre parlato di questi alberi genealogici. Aber Cambridge legt vor, ma Cambridge dice: lass uns doch lieber von einem evoluzionistischen Rasen sprechen. Dobbiamo parlare di una specie di prato evoluzionistico. Cioè non di albero, ma di prato. Ein evoluzionistischer Rasen. Mm-hmm. Weil alle Stämme nebeneinander gekommen sind. Perché è come se tutti questi specie, diciamo, perché specie alla fine, comunque, tutti questi tronchi di animali si sono formati uno accanto all'altro, quindi le specie tutti uno accanto all'altro. Das kann man evolutionistischen Rasen nennen. E quindi lo chiamiamo un prato evoluzionistico e non l'albero genealogico evoluzionistico. Alles war gleichzeitig, ja? Cioè che tutti questi animali sono stati lì improvvisamente, sono comparsi, oppure noi lo possiamo chiamare anche creazione. Ma ora vi voglio parlare del tema speciale di questa sera. Il resto della serata parleremo dei dinosauri. Perché questi animali immensi li troviamo dappertutto nel mondo sotterraneo. E hanno anche delle dimensioni incredibili. Conoscete questo qui? Come si chiama? Tirassonosauro Rex. E questo qui? Triceratopo. Ah, qualcuno l'ha detto. E questo qui? Si capisce? Col collo lungo? Brontosauro, che l'ha detto? Ja, Apatosaurus, Brachiosaurus. Brachitosauro, Brontosauro. Und der da?
E questo qui con le ossa fuori? Stegosauro. Oh, mamma, ben brava. Also Dinosaurier, hat Gott diese Dinosaurier auch geschaffen? E certo, Dio ha creato anche questi dinosauri, se ne frago o nicht? Io mi sono chiesto se questo poteva essere vero, che Dio ha creato anche i dinosauri. Ich meine, wenn sie geschaffen hat, se Dio ha creato i dinosauri, muss sie ja mit den Menschen zusammen geschaffen haben. Deve averli creati insieme agli uomini. Wenn das wahr ist, e se è vero questo, dann muss die Bibel ja davon schreiben. La Bibbia deve portare queste testimonianze, deve parlare di questi animali. Zumindest würde man das erwarten. È quello che uno si aspetta. Nun, ich habe das Wort mal gesucht. E ho cercato nella Bibbia. Ich habe mir also eine Konkordanz genommen. Ho preso una concordanza. Und habe das Wort Dinosaurier gesucht. E ho cercato la parola dinosauro. Wie viele Treffer hatte ich? Secondo voi quanti ne ho trovati di queste parole, dinosauro? Zero. Zero. Warum? Perché? Nicht mal ein Treffer. Neanche una volta. Nun, weil das Wort Dinosaurier. Perché la parola dinosauro? Erst im April 1842 von ihm erfunden wurde. Perché per la prima volta è stata utilizzata, è stata creata nel 1842 da questo uomo che ha chiamato questi animali dinosauri. Das ist Richard Owen. Che si chiama Richard Owen. Er hat damals diesen Iguanodon gefunden. Ha trovato per la prima volta questo Iguanodon. Und deswegen gibt es das Wort erst seit 1842. Per questo la parola dinosauro l'abbiamo dal 1842 in poi. Wie wurden diese, wir kommen gleich dazu, wie die früher genannt wurden. Vediamo come vengono chiamati precedentemente. Aber ich kann in der Bibel trotzdem so. Ma la cosa interessante è che veramente nella Bibbia si trovano degli animali straordinari. Das ist im Italienischen ganz spannend. E in italiano è un po' strano o interessante. Weil die Italiener legen ein Wort aus, das da nicht steht. Perché c'è una traduzione che non è molto precisa per un animale. Per esempio un testo di Giobbe, dove si parla di questo Behemoth. Behemoth. Ok, Behemoth. Qui dice, guarda l'ippopotamo. Che ho fatto al pari di te, esso mangia l'erba come il bue, ecco la sua forza è nei suoi lombi, il suo vigore nei suoi muscoli, nei muscoli del ventre, stende rigida come un cedro la coda, i nervi delle sue cosce sono intrecciati insieme, le sue ossa sono tubi di bronzo, le sue membra sbarre di ferro, esso è il capolavoro di Dio, colui che lo fece l'ha fornito di falce, perché i monti gli producono la pastura. Là tutte le bestie dei campi gli scherzano intorno. Si sdraia sotto i loti, nel folto dei canneti, in mezzo alle paludi. I loti lo coprono nella loro ombra, della loro ombra. I salici del torrente lo circondano. Straripi pure il fiume. Esso non trema, rimane calmo, anche se avesse un Giordano alla gola. Potrebbe qualcuno impadronirsene assalendolo di fronte o prenderlo con le reti per forargli il naso? Also hier wird ein Tier beschrieben. Allora qui viene descritto una immagine di un animale. Das heißt hier ein Hippopotamo. Che viene tradotto qui con ippopotamo. Nun, ist dieses Tier wirklich da beschrieben? È veramente questa la parola che troviamo? È veramente la descrizione dell'ippopotamo? Nun, in der italienischen Bibel steht da l'ippopotamo. E questo è quello che troviamo in italiano, potamo. Originalmente Behemoth. Però la parola che troviamo in originalmente è questo Behemoth. Ma Martin Luther kannte dieses Tier nicht. E questo animale non era conosciuto da Martin Lutero quando ha tradotto la Bibbia. Und hat es deswegen als Behemoth stehen lassen. Per questo noi troviamo nella sua traduzione il Behemoth. Später haben einige Bibelausleger da Nilpferd draus gemacht. Però qualcuno dopo lo ha chiamato ippopotamo, questo Behemoth. Und dieses Tier wird interessant beschrieben. Ed è molto interessante questo animale, come la descrizione dell'animale. Ein Tier, das irgendwie im Sumpf lebt. Perché va praticamente sotto i fiumi e vive sotto il fiume. Unglaublich kräftig ist. È veramente fortissimo. Und scheinbar auch der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Ed è quasi come una delle cose più importanti, più belle, più straordinarie della creazione. Scheint irgendwas Besonderes zu sein. Qualcosa di straordinario viene descritto qui. Das heißt hier irgendwie kann man da irgendwas mit seiner Nase machen? E dice potresti tu arrivare a forargli le radici? Hmm.
Spricht das wirklich von einem Nilpferd? Parla veramente della, dell'ippopotamo. Der Schwanz ist wie eine Zeder. C'è scritto addirittura che la coda si estende come il cedro del Libano. Was ist eine Zeder? Ma qual è? Cos'è un cedro? L'albero. Un grandissimo albero. Gucken wir uns mal Nilpferd an. Ora guardiamo un attimo l'ippopotamo. Ist das ein Schwanz mit Zeder? Ma che veramente questa una coda di cedro? Nicht wirklich. Non veramente, veramente piccola la coda dell'ippopotamo. Man kommt übrigens auch an die Nase und an die Augen. In realtà si potrebbe anche guardare, afferrare il naso e gli occhi, si potrebbero guardare negli occhi. Versucht aber nicht das anzufassen. Però comunque non fatelo. Nun, wenn dieses Tier das nicht sein kann, se questa descrizione non coincide, welches Tier könnte das dann sein? Ma quale animale ha veramente queste caratteristiche descritte? Unglaublich stark. Che è fortissimo. Irgendwie scheint das Auge oder Nase nicht erreichbar zu sein. Che non si può arrivare al naso e agli occhi. Und auf der anderen Seite ist der Schwanz so lang wie eine Zeder. E dall'altro lato troviamo la coda che è così lunga come il cedro. Gibt es so ein Tier? C'è un animale del genere? Questo qui. Die ganze Art der Sauropoden. Tutte la specie dei sauropodi. Sauropodi. Die größten Landlebewesen, die wir kennen. Che sono veramente stati i dinosauri più grandi che noi conosciamo, abbiamo trovato. Man kann dem wirklich nichts in die Nase stecken. Veramente non si può trapanare il naso di questi animali. Ist einfach zu weit weg. Troppo alto. Unglaublich stark ist dieses Tier. Effettivamente fortissimo. Und es hat einen Schwanz wie eine Zeder. E veramente la sua coda è caratterizzata da questa lunghezza come un cedro. Hat zufällig heute irgendjemand eine moderne Bibelübersetzung dabei? Se qualcuno di voi ha per caso oggi una Bibbia con una traduzione moderna? Avete a qualcuno di voi qualcosa del genere? Ich habe eine mit, das ist allerdings eine deutsche. Questa è una Bibbia tedesca. Und da unten da steht eine Anmerkung drin für Behemoth. E qui c'è scritto nome originale Behemoth e poi c'è una nota. Da steht drin, es bedeutet Riesentier. Il significato di Behemoth è animale gigante. Dann heißt es hier, die Beschreibung weist auf einen pflanzenfressenden Saurier hin, nicht wie früher angenommen auf das Nilpferd. E c'è scritto, la descrizione di questo animale porta, è un animale che si chiama saurio, erbivoro, e non come prima veniva considerato l'ippopotamo. Also die modernen Bibelübersetzungen schreiben schon, dass es ein Dinosaurier. Quindi ci sono delle Bibbie più moderne e accurate che descrivono questo errore che veniva considerato ippopotamo, ma adesso è un sauro erbivoro gigante. Wir haben sie ausgegraben, wir kennen die heute. Ed è proprio quello che noi troviamo quando noi scaviamo. Aber es sieht so aus, als wenn Hiob die auch kannte. Ma sembra proprio che nel libro di Giobbe questo era già conosciuto questo animale. Und wann lebte Hiob? Ma quando ha vissuto Giobbe? Circa. So ungefähr so um die Zeit von Abraham. Circa verso quando è vissuto Abramo. Also die Zeit der Patriarchen. Quindi nel periodo dei patriarchi. Hiob wusste noch, was ein Behemoth ist. E Giobbe sapeva ancora cos'era il Behemoth. Und wisst ihr, dass sämtliche Völker diese Tiere kennen? E sapete che ci sono diversi popoli che conoscevano questi animali? Rund um die Welt gibt es Zeichnungen von diesen Tieren. Perché ci sono tanti disegni di questi animali fatti da uomini in tutto il mondo. Taxon, also das Wort Dinosaurier kommt von 1842. Però il taxon, cioè il logo e la parola dinosauro, abbiamo detto che nasce nel 1842. Ma prima di questa parola dinosauro, come venivano chiamate questi animali? Leviathan. Richtig? Leviathan. Giusto, c'è anche uno di questi animali che viene chiamato Leviathan. Aha. Mostri, monster? Monster, monster. Yeah. Ok. Das griechische Wort war Draco. La parola greca di questi animali è Drakon. Sowas. Cioè i dragoni che noi conosciamo, il drago. Wir finden Zeichnungen von diesen Tieren oder Fabelwesen auf der ganzen Welt. Troviamo diverse immagini, anche fiabesche, di questo genere di draghi, di animali. Und sogar die Bibel schreibt von Drachen. E anche la Bibbia ogni tanto parla di draghi, descrive draghi. Haben sich die Völker das ausgedacht? Perché tutti i popoli parlano di draghi? Die Chinesen kennen das? I cinesi ne parlano. Die Inka und Maya kennen das? E gli Inca e Maya. In England kennen wir das? Anche in Inghilterra.
Deutschland hat diese Sagen. Anche i tedeschi hanno queste saghe. Mesopotamia, Egitto. Nella Mesopotamia li troviamo, in Egitto li troviamo. Die alten Griechen. Anche i greci parlano di questi draghi. Alle sprechen von Drachen. Tutti i popoli parlano di draghi in una qualche maniera. Und die sehen auch alle irgendwie ähnlich, aber doch verschieden aus. E tutti più o meno hanno uno stesso muster, una stessa forma, anche se sono un po' diversi. Übrigens im 19. Jahrhundert, nel XIX secolo, als wir die ersten Dinosaurierknochen ausgegraben haben, nel momento in cui veramente sono state riscoperte le prime ossa di dinosauri, da wurde in alten wissenschaftlichen Berichten immer noch das Wort Drachen verwendet. Troveremo che nei reportage degli scienziati queste ossa di questi animali sono detti sempre le ossa dei draghi. Da hieß es, wurde wieder ein Drachen bei Rom gefunden. È stato scritto, per esempio, è stato trovato un drago a Roma. Und später hat man sich dann darauf geeinigt, e dopo si sono messi d'accordo a differenziare. Bei Dinosaurier, die Knochen findet man, nella parola dinosauria, cioè i dinosauri sono animali di cui troviamo le ossa. Und Drachen können auch Fabelwesen sein. E separati dai draghi, perché draghi vengono anche a essere descritte nelle favole. Deswegen hat man gesagt, bitte nennt nicht mehr alle Dinosaurier Drachen. Quindi da adesso in poi, cioè, si è trovato la maniera per non chiamare tutti i dinosauri draghi. Parliamo adesso i draghi fiabeschi dai dinosauri, che prima erano la stessa cosa, cioè lo stesso termine. Und heute trennen wir das. E anche oggi separiamo questi due termini. Aber Drachen und Dinosaurier sehen unglaublich gleich aus. Però all'inizio, e anche lì vediamo, che i draghi e i dinosauri sono molto molto simili. Bild von dem Dracorex Fogwarzia. Vi faccio vedere infatti un'immagine di uno che si, di una, un fossile che si chiama Dracorex. Das ist ein Dinosaurierschädel. Ed è il cranio di un dinosaurio. Und der heißt Dracorex, also Drachenkönig. Che si chiama Dracorex, cioè il re del dei draghi. Fogwarzia. Fogwarzia. Nun, Fogwarzia heißt er, weil die Paläontologen, die ihn ausgegraben haben, vor wenigen Jahren parallel Harry Potter gelesen haben. Si chiama così Hogwarts perché mentre i paleontologi trovarono questo cranio di dinosaurio, c'era tutti stavano leggendo ed era il boom di Harry Potter. Und da taucht der Name Hogwart auf. E in questo libro di Harry Potter si trova il nome Hogwart. Und die waren so begeistert, Hogwarts. Die waren so begeistert von dem Buch. Ed erano così interessati, e diciamo c'era questo boom di questo libro in cui si trovava anche Hogwarts, dass sie den Dinosaurier wirklich Drachenkönig aus Hogwarts genannt haben. Che l'hanno chiamato il re del drago di Hogwarts. Nun, normalerweise sagen wir, das sind alles Fossilien, die wir finden. Tutto quello che noi diciamo sempre sono fossili, troviamo i fossili di draghi, di dinosauri. Und die sind seit Millionen Jahren. Dicono che sono morti milioni di anni fa. Aber wisst ihr, was wir 2011 entdeckt haben? Ma sapete che cosa ho scoperto? Du hast es entdeckt, oder wie? Nee, die Wissenschaft, ich nicht. Che cosa ha scoperto la scienza nel 2011? Eine Dinosaurier-Mumie. Una mummia di dinosaurio. Wie alt kann die wohl sein? Una vera mummia di dinosaurio. Quanto, secondo voi, quanti anni ha questa mummia dinosauro? Im März 2011, nel marzo del 2011, da hat ein Ölarbeiter in Kanada. C'era uno che stava scavando per trovare il petrolio in Canada. Ölhaltige Erde abgebaut. Che stava cercando appunto lì dove c'era la terra dove si trova il petrolio. Und irgendwann blieb seine Maschine stecken. A un certo punto con la sua macchina ha trovato qualche cosa di pesante, duro che l'ha bloccata. Dann hat er eine Schaufel genommen und hat nach vorne ausgegraben. E allora ha iniziato a prendere una pala e ha cercato di scavare davanti a questa macchina incastrata. Und hat den da ausgegraben. E ha scavato fino a trovare questo. Acht Meter lang Dinosaurier. È un dinosauro grande 8 metri. Und die Zeitung haben gesagt, die erste Dinosaurier-Mumie wurde entdeckt. E nel giornale c'era scritto la prima mummia dinosauro. So gut erhalten. È così preciso come è stato conservato. Die Haut und alles. Anche la pelle, tutto quello che c'è dentro è conservato. Und das war eine Sensation. Ed era una sensazione. Man sagt, wie kann der so alt sein? Può essere che questi animali non sono così vecchi, kann così antichi? Sein, dass Menschen diese Tiere kannten? Può essere che già gli uomini conoscevano questi animali. Nun, ich war mal in China. Sono stato in Cina. Da gibt's ja auch diese Drachensymbole. E anche qui ci sono sempre questi simboli di draghi. Und das
cinese Wort für Drachen. E la cosa interessante è che la parola cinese per drago ist long. È long. Und das chinesische Wort für Dinosaurier. E la parola che loro utilizzano per dinosauro ist è rate. Long. È la stessa parola, quindi utilizzano ancora la stessa parola. I cinesi hanno lo stesso Wort. I cinesi hanno per drago e dinosauro long. Die alten Chinesen hatten ja auch schon Drachenknochen gefunden. Anche allora gli antichi cinesi avevano trovato queste ossa di dinosauro. Und die haben seit jeher gesagt, das sind long, Drachenknochen. E l'hanno sempre chiamati long, cioè ossa di drago. So heißen die heute noch. Anche oggi li chiamiamo così. Und dann wurde in China das hier entdeckt. E poi in Cina è stato trovato questo. Das ist eine Jade-Figur. Was ist Jade? Jade ist ein grüner Stein. Ok, che è una figura che è stata scolpita nella pietra che si chiama Jade, verde. Was bildet das wohl ab? Che cosa simboleggia questa statuetta? Die Wissenschaft ist sich ziemlich einig. E tutti gli scienziati sono d'accordo su che animale è questo. Sag, das ist ein Protoceraptor. E dico, questo è un protoceratto, cioè un dinosauro, ungefähr 4000 Jahre alt. Che è circa 4000 anni. Ma come mai i cinesi sapevano come era formato questo dinosauro? Die Knochen kennen wir. Perché noi conosciamo lo stesso tipo di forma in queste ossa. Verschiedene Bilder wurden gemalt, wie der wohl aussehen könnte. Esattamente, cioè da queste ossa sono stati creati anche i disegni come dovrebbe essere. E effettivamente le statuette che troviamo sono circa della stessa, la stessa maniera. Sembra veramente molto simile. È interessante anche se voi guardate il diario di viaggio di Alessandro Magno. Alexander der Große, Alessandro Magno. Der ist ja durch ganzen vorderen Südasien gelaufen. Sapete che ha praticamente conquistato con la sua cavalleria tutta il Sudasia. Von der Türkei, Babylon, della Turchia fino alla Babilonia e fino all'India. Und in seinem Reisebericht schreibt er, als er in Indien war. E lui ha descritto quando è arrivato in India. Er hätte riesige Eidechsen in Höhlen gesehen. In Höhlen. Okay. Ha detto che ha trovato nel suo diario, scrive, abbiamo trovato delle lucertole gigante dentro le grotte. E sembra che queste lucertole giganti siano proprio dinosauri. È molto interessante che allora ci sono degli altri reportage che dicono che wurde nicht gefunden, weil sie anche grafica. Sie konnten den Gast nicht empfangen, weil sie unterwegs waren. Aber wann? Ungefähr um die Zeit Christus. Kurz kam jemand, wollte sie besuchen und er schreibt, ich konnte sie nicht besuchen, sie waren gerade auf Drachenjagd. Ah, dopo, circa dopo Cristo già troviamo degli scritti in cui c'è qualcuno che scrive, sono andato a trovare questa persona ma non l'ho trovata perché era a caccia di draghi. Was haben die gejagt? Ma che cosa hanno cacciato? Ma che tipo di animali hanno cacciato? Dappertutto troviamo questi disegni, simboli di draghi. Per esempio in Babilonia. Non sappiamo che tipo di animale è questo, se è un animale fantastico. Perché ha sia diciamo, queste zampe di uccello, però. Oppure di dinosauri. Und Schuppen. Però ha anche le squame. Le zunge wie eine Schlange. Poi ha una lingua come quella dei serpenti. Das kann ein Fabelwesen sein. Può essere veramente una cosa fantastica. Aber es zeigt irgendwie eine Art Drachen. Però può sembrare anche uno di questi draghi. Nun, ein Geschichtsschreiber, den wir alle vertrauen. Ora c'è uno storico a cui tutti quanti diamo la nostra fiducia. Das war Herodot. Che è Erodoto. E di Erodoto si parla in molti libri che noi adesso utilizziamo. Herodot lebte im 5. Jahrhundert vor Christus. Che è vissuto nel 5. secolo prima di Cristo. Und Herodot sagt, als er in Ägypten war, e Erodoto dice, quando sono andato in Egitto, er hat das Skelette von riesigen Schlangen gefunden. Ha trovato degli scheletri di grandissimi serpenti alati. Das sind alles so Berichte.
Sono questi quello che noi troviamo in questi scritti storici. Man fragt sich, was ist das? E uno si chiede, ma cosa sono questi? Oder der hier, Plinius der Ältere. Oppure Pino il Vecchio. Der hat die Naturalis Historiae geschrieben. Pino il Vecchio ha scritto la Naturalis Historia. Und wenn ihr dieses Buch mal in die Hand bekommt, e se per caso vi troverete a leggere questo libro di Pino il Vecchio, dann lest ihr ganz, ganz viel, eine Auflistung von ganz vielen Tieren. Leggerete una lista di tanti animali. Und er schreibt von Dracos. E lui descrive anche i Dracos. Wir kennen alle Tiere, die er beschreibt. Noi conosciamo tutti gli animali, circa quasi tutti quelli che lui descrive. Außer die Dracos. A parte quando lui arriva a questi Dracos. Und er beschreibt, diese Tiere hätten mit Elefanten gekämpft. E dice in questo libro, gli Dracos hanno combattuto contro gli elefanti. Was immer das für Tiere sind. Sì, qualsiasi, ok, non si sa che tipo di animali siano. Heute kennen wir keine Tiere, die mit Elefanten kämpfen. Oggi non conosciamo tanti animali che combattono contro gli elefanti. Oder dieses hier. Oppure troviamo anche questo. In Mesopotamia wurde dieser Zylinder gefunden. Nella Mesopotamia si è trovato questo cilindro. Und sind zwei Tiere drauf. E vediamo due animali sehr langen Hälsen. Con queste grandi colli, con questi grandi colli, sehr lange Schwänzen. Lunghi colli e lunghe code. Man hat mal gedacht, sind das vielleicht Giraffen? Forse si pensa fossero giraffe. Aber hat eine Giraffe so einen Schwanz? Però la giraffa non ha questo tipo di coda. Er nicht. Non ce l'ha. Wissenschaftler meinen, das müsste ein Tier sein, das so aussieht. E quindi pensano gli scienziati che sia uno di questi animali. Sind die Dinosaurier wirklich schon so lange tot? Veramente sono i dinosauri morti da così tanto tempo? Wenn ihr mal in Rom seid, se andate a Roma, ein bisschen östlich von Rom gibt es die Stadt Palestrina. Se andate un pochino, diciamo, a ost, quindi è oriente, quindi verso l'est di Roma, c'è una città che si chiama Palestrina. Da findet ihr das hier. E in Palestrina si trova questo. Das ist ein Mosaik. È un mosaico. Und da sind ganz, ganz viele Tiere abgebildet. E ci sono tanti animali. Und neben diesen Tieren stehen immer die Namen der Tiere. E vicino a questi, no, a questi animali c'è scritto sempre il nome degli animali. In griechisch. In greco. Und da sind sämtliche Tiere abgebildet, die damals so im Nildelta lebten. E ci sono questi animali, molti che vivevano nel delta del Nilo. Auch verschiedene Menschen. Anche uomini. Hier zum Beispiel Schwarzafrikaner. Per esempio lì si trovano gli africani. Und da finden sich sogar Tiere drauf, die in der Eiszeit gestorben sind. E troviamo addirittura degli animali che sono morti nell'era glaciale. Aber faszinierend ist das hier. Ma è interessante questo particolare del mosaico. Wir zoomen da mal im Rand. Cerchiamo di fare uno zoom. Also das hier. Che è praticamente quello zoom ancora più grande lì, sulla destra. E se lo ingrandiamo è questo particolare. Hier wird ein Tier gezeichnet. E qui viene disegnato questo animale. Das wir nicht kennen. Che non conosciamo. Und hier steht ein Name, e lì c'è un nome in greco. Den wir auch nicht kennen. E noi non conosciamo questo nome. E sembra proprio come un dinosauro se vi avvicinate. Può essere che allora c'erano ancora questi animali? Insieme, contemporaneamente, agli uomini? E quindi ci dovrebbero essere delle testimonianze. Infatti, conoscete forse questa donna che si chiama Mary Schwarzer. Schweizer. Sie ist Paläontologin an der Montana University. Lei è paleontologa all'Università di Montana. Und sie hat einen Artikel in einem wissenschaftlichen Journal geschrieben. E c'è un articolo che troviamo in un giornale scientifico. Sie hat einen T-Rex ausgegraben. Perché lei aveva scavato e trovato il T-Rex, un T-Rex. Und wenn wir einen T-Rex finden, sagen wir immer, der ist so 65 Millionen Jahre alt. E di solito quando uno trova un T-Rex si dice sempre la sua età è di 65 milioni di anni. Und sie war dabei, die Knochen dieses Tieres zu untersuchen. E lei ha esattamente in laboratorio preso le ossa e analizzate le ossa del tirannosauro. Und hat ihrem Assistenten gesagt, bring mir mal ein Stück vom Knochen. E ha detto all'assistente, portami un pezzo di ossa. Und das hat er gemacht. E lo ha fatto. E ha guardato nel microscopio. Ha richiamato l'assistente. Sagt, bring mir eine neue Probe, die hier ist verunreinigt.
e ha detto: mi devi portare un'altra prova perché questa è sporca e non è pura. Der Assistent kam zurück mit einer neuen Probe. E quindi l'assistente taglia un altro pezzo di ossa, glielo dà alla scienziata. Mary Schweitzer hat die untersucht. Mary Schweitzer lo ha di nuovo controllato. Holt den Assistenten zurück. Ha di nuovo chiamato l'assistente. Sagte, die ist verunreinigt. E ha detto: anche questa prova non è buona, non è pura, è sporca, mi devi dare un'altra. Das hat die 17 Mal gemacht. L'ha fatto per 17 volte. Und dann hat sie gesagt, ich gehe selber. E poi ha detto: adesso vado io a tagliare un pezzo di ossa di questo dinosauro. Dann hat sie selber ein Stück abgeschnitten. E quindi ha veramente tagliato con le sue mani un pezzo. Hat sie unter das Mikroskop gelegt. L'ha messo sotto il microscopio. Das gibt's nicht. E ha detto: non è possibile. Dann hat sie alle ihre Kollegen geholt. E ha chiamato tutti i suoi colleghi. Und hat gesagt, guckt euch das mal an. E ha detto: guardate quello che c'è dentro. Und das haben sie gefunden. E quello che hanno trovato nel microscopio è questo. Rote Blutkörperchen. Globuli rossi. Dann Osteoziten. Addirittura gli osteociti. Und Kollagen. E collagene. Das sind Weichteile. Sono parti di tessuto molle. Die lösen sich eigentlich auf nach wenigen Jahren. Che in realtà dopo pochi anni in un cadavere vanno ad essere scomparsi. Wenn es gut konserviert ist. Se è molto conservato bene durano un po' di anni, altrimenti subito sono le prime cellule che muoiono. Und ich hab gesagt, das kann nicht sein. E lei l'ha guardato e ha detto: non è possibile. Se non riuscissimo a conservare questi animali in una maniera nella migliore maniera, non è neanche vecchio di pochi mila anni, perché è impossibile che queste cellule siano ancora lì. Das kann unmöglich Millionen Jahre alt sein. E quindi è impossibile che il tirannosauro è vecchio milioni di anni. Und haben sie gesagt, okay, wir prüfen das. E hanno detto: ok, controlliamo. Und wie prüft man sowas, ob es so alt ist? E quali metodi abbiamo per vedere se le ossa sono alte, sono vecchie, l'età delle ossa? Il metodo del carbone 14. La C14 metode kann ich also ungefähr bis 60.000 Jahre sagen, wie alt ist was. Circa in questo metodo io posso dire l'età di un elemento fino a 60.000 anni prima, quindi se è vecchio fino a 60.000 anni prima. Wenn etwas so über 60.000 Jahre alt wird. Se uno, se una, aber was, ein Knochen oder wie? Ja, genau, wenn eine Fossilie. Se un fossile o una cosa è più antica di 60 milioni mila anni fa, 60.000. Ja, 60.000, älter als 60.000. Quindi se è ancora più antica di 60.000 anni. Dann ist das C14 irgendwann weg. Non si può utilizzare il metodo del C14 perché il C14 è già decaduto, scomparso. Solange ein Lebewesen lebt, fino a quando una persona, un essere vivente, nimmt es C14 auf. Vive e assorbe nell'organismo il C14, il carbono 14. Wenn ein Lebewesen stirbt, però quando questo essere vivente muore, zerfällt das C14. Il C14 va ad essere decomposto, decade. Und es kommt kein neues dazu. E non entra nell'organismo del nuovo carbonio. Und da ich weiß, wie lange C14 zerfällt, e poiché io so il tempo di decadimento del carbonio 14, nach 100.000 Jahren ist es weg. So sicuramente che dopo 100.000 anni non c'è più assolutamente carbonio 14. Datierung maximal bis 60.000. Quindi so che questo metodo di datazione vale fino a 60.000 anni prima. Ratet mal, was sie im T-Rex gefunden haben. E sapete che cosa ho immaginato o indovinate? Che cosa è stato trovato nel T-Rex? C14. Carbonio 14. Dieses Tier ist also definitiv weniger als 60.000 Jahre alt. Quindi sicuramente questo animale non può essere più antico di 60.000 anni. Nicht 65 Millionen Jahre. Non 75 milioni di anni, come si dice, milioni. Kann es sein, dass die Bibel wirklich recht hat? Può essere che la Bibbia ha davvero ragione? Dass Menschen diese Tiere kannten? Che veramente gli uomini hanno vissuto e conoscevano questi animali. Ich war mal in einem alten Tempel in Kambodscha. Sono andato in un tempio antico nella Cambogia. Der Tempel heißt Thaph Phom. Che si chiama Thaph Phom. Solltet ihr mal da sein, guckt euch den Tempel an. E se andate in Cambogia, andate a vedere questo tempio. Da ist die größte Tempelanlage der Welt in Kambodscha. Perché è uno dei tempi più grandi di tutta la Angkor. Si chiama Angkor Wat. Das wurde ungefähr gebaut so im 11. 12. Jahrhundert. È stato creato nel undicesimo-dodicesimo secolo, no, Christus, yeah. Dopo Cristo.
Ich bin da gewesen. Io sono stato lì. Wollte mir alles angucken. E volevo guardarmi questo tempio. Aber ich hatte nur einen Tag Zeit. Però soltanto, che poi è un'intera, diciamo, una specie di, è immenso, c'è cioè una piantina immensa, quindi avevo soltanto un giorno. Und die Anlage ist so riesig. Ecco, questa, diciamo, Anlage, una specie di quartiere di tempio, insomma, è gigantesco questo tempio. Und habe ich mir irgendeinen Heimischen gesucht, der Englisch spricht. E quindi ho cercato qualcuno del posto che conosceva l'inglese. E gli ho detto, io ti do dei soldi se tu dimostri tutto questo quartiere di tempio, che è gigantesco. E lui ha detto, sì, sì, volentieri, ha preso i soldi, se li ha messi in tasca. E poi abbiamo fatto una corsa per trascorrere, per passare tutto, per visitare tutto il tempio. E mi ha mostrato tutto quello che si poteva vedere. E poi a un certo punto mi ha detto, hai già visto i dinosauri? Ich war noch nie hier. Mi ha detto, no, è la prima volta che sono qui. Was für ein Dinosaurier? Ma che dinosauri? Komm mit. Ha detto, vieni, vieni. Und er rannte los und ich rannte daher. E quindi lui è corso e io gli sono corso dietro. Und dann kamen wir zu einer alten Tür. E poi siamo arrivati vicino ad una porta molto antica. Da waren lauter Tiere abgebildet. E c'erano tanti disegni di animali. 11. Jahrhundert. Ed era una immagine dell'undicesimo secolo dopo Cristo. Sieht denn so aus? Kann das sein? Ma che tipo di animale è questo? Qual è quell'animale che sembra come questo? Den haben wir gefunden. Che l'abbiamo detto, l'abbiamo trovato anche prima. Wir kennen seine Knochen. Conosciamo anche le sue ossa. Hat so einen Regenbogenkörper. Che ha praticamente questa specie di cresta a forma di arco. Und oben drauf diese großen Knochenplatten. E poi ci sono queste piatte di ossa, queste ossa. Unten der Kopf. C'è la testa molto bassa. Stegosaur. Da ist er. Eccolo lì. Das ist genau dieses Tier. È esattamente questo dinosauro. Unten der Kopf. E lì abbiamo la testa in basso. Und hier der Bogen. La curva. Mit den großen Knochenplatten. Con la grande cresta. Wieso kannten die Kambodschaner im 11. Jahrhundert dieses Tier? Perché i cambogiani dell'undicesimo secolo conoscevano già questa immagine di questi animali? Haben die vielleicht wirklich Drachen gesehen? Forse veramente erano conosciuti o li hanno visti? So sieht er vielleicht aus. Forse questa è la vera immagine di questi animali. So glauben Wissenschaftler heute ungefähr muss er ausgesehen haben. E questo che credono anche gli scienziati oggi. Sehr markantes Tier. È un animale molto interessante. Aber ist halt so, jeder muss entscheiden. Però ognuno deve credere quello che vuole credere. Möchte ich glauben, es war eine Evolution? Voglio chiedere che ci sia stata una evoluzione. Also ein Tier stammt vom anderen ab. Cioè che ci sia stato un antenato che abbia creato un animale e l'altro animale è venuto come dall'altro precedente. Viele sind vor Millionen Jahren ausgestorben. E che questi siano, diciamo, abbiano un'età di milioni di anni. Andere haben sich entwickelt. E poi c'è stata questa evoluzione e, diciamo, sviluppo. Ist eine Philosophie. È tutta una filosofia. Oder denke ich, das war eine Kreation. Oppure penso, sì, c'è stato un momento di creazione. Gott hat alles in ganz kurzer Zeit geschaffen. E Dio ha creato tutte queste specie in un tempo breve. Menschen und Dinosaurier lebten zusammen. E quindi è possibile che gli animali con anche i dinosauri e gli uomini hanno vissuto contemporaneamente. Und seitdem sind viele ausgestorben. E da quel momento fino adesso molti sono estinti o sono morti. Ist beides eine Frage, was will ich glauben? La domanda è che cosa voglio credere? Dann muss ich gucken, wofür habe ich denn mehr Beweise? E poi devo guardare quali sono le testimonianze pro e contro. Wenn ich alle Beweise gesammelt habe, nel momento in cui ho tutte le testimonianze e le prove, dann sollte ich mich entscheiden. Allora posso decidere. Muss jeder Wissenschaftler machen. Ogni scienziato deve fare questo percorso. Also nach all dem, was ich sehe, dopo tutto quello che io osservo, glaube ich heute das hier. Credo oggi questo. Salmo 148. Tutte queste cose lodino il nome del Signore, perché egli comandò e furono create. Io credo veramente che quello che c'è scritto nella Bibbia è successo veramente. Che Dio, den Dinosaurier, den Stegosaurus, was? Zusammen mit den Menschen geschaffen hat. Che Dio ha creato insieme sia lo stegosauro, tutti i dinosauri, che gli uomini.
So sagt die Bibel das. È quello che dice anche la Bibbia. Am sechsten Tag wurde Stegosaurus gemacht. Il sesto giorno è stato creato lo stegosauro. Der Brachiosaurus. Il Brachiosauro. Der Löwe. Il leone. Das Nilpferd. L'ippopotamo. Und der Mensch. E anche l'uomo. Alle am sechsten Tag. Tutti sono stati creati il settimo giorno. Und ich glaube, die Natur zeigt, dass es genauso aussieht, genauso war. E io penso anche che la natura mostra questa concomitanza. Aber das ist eine Frage von dem, was will ich das glauben oder nicht? Ma la domanda è: voglio credere questo oppure no? Und das ist zum Glück jedem freigestellt. E per fortuna noi abbiamo la libera scelta. Wir sollten niemanden dahin zwingen oder dahin zwingen. Jeder non, non dobbiamo spingere e costringere nessuno a credere una cosa oppure l'altra. Aber entscheide dich selbst. Però deciditi. Was du glauben hast. Quello che vuoi credere. Und vielleicht ein schönes Schlusswort und gleichzeitig eine Einladung für den morgigen Abend. E per concludere. E anche come invito per domani, vogliamo guardare qualcosa di nuovo, cioè parleremo del quinto capitolo, parleremo dell'era glaciale. C'è stata veramente un'era glaciale? Oppure non c'è mai stata? E se sie gab, e se c'è già stata, wie sah das Leben da aus? Com'è possibile che ci sia stata la vita? O che tipo di vita c'era? Das wollen wir morgen Abend studieren. Questo è il tema di domani sera. Und dazu eine herzliche Einladung. E quindi vi invito calorosamente. Würde mich freuen, wenn wir gemeinsam da durcharbeiten können. E sono contento di poter studiare questo tema con voi. Jetzt, glaube ich, schließen wir mit einem Gebet. E quindi possiamo concludere con una preghiera. Unser lieber Vater, wir sind so dankbar dafür, dass wir gemeinsam studieren dürfen. Caro Signore, siamo molto contenti di poter studiare insieme. Und Herr, wenn wir in Natur gucken, wir sehen so viele wunderbare Dinge. E se noi vediamo nella natura, troviamo delle cose meravigliose. Und Herr, in deiner Bibel schreibst du, was du alles geschaffen hast. E nella Bibbia tu hai descritto che tu hai creato tutto. Und Herr, wir glauben das. E noi crediamo in questo. Das ist das, was wir in der Natur finden. Che è quello che noi troviamo nella natura. Danke, Herr, dass wir studieren dürfen. Grazie perché noi possiamo studiare queste cose. Danke, dass wir einen Verstand haben. Perché abbiamo un'intelligenza. Bitte hilf uns, Herr, damit wir unseren Verstand in rechter Weise gebrauchen. Aiutaci a utilizzare questa intelligenza nella maniera giusta. Und jeder von uns ein guter Wissenschaftler ist. Affinché ognuno di noi possa diventare uno buono scienziato. Und wir danken dir dafür. E ti ringraziamo per questo. In Namen Jesu. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Danke.